nuove grane per il nuovo palazzetto dello sport di Ravenna. Secondo la lista civica La Pigna, infatti, il cantiere potrebbe subire ulteriori ritardi a causa degli arresti di questi giorni da parte del nucleo rosa dei Carabinieri di Napoli all'interno di un'indagine coordinata dalla procura del capoluogo campano che contesta un complesso sistema corruttivo. Nell'indagine è stato coinvolto anche il consorzio Reserce, committente dei lavori del Palasport. I lavori furono riassegnati dopo l'esclusione della ditta Passerelli per interdittiva antimafia. Oggi sono in carico al consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il problema è un problema che arriva direttamente da Salerno, dove c'è la sede del consorzio Research, del quale fa parte la società che dovrebbe almeno, non uso il sta facendo i lavori perché i lavori non sono ancora partiti, del nuovo palazzetto. È stata aperta un'indagine dalla Procura di Napoli che ha portato a diversi arresti, tra cui esponenti del consorzio Research. Questi arresti, insomma, sono con i capi di imputazione molto pesanti, si parla addirittura di patto corruttivo con un magistrato della locale procura, e secondo noi non possono che avere importanti riflessi su Ravenna, perché comunque sono stati decapitati i vertici del consorzio, la società che fa parte del consorzio, che deve appunto eseguire i lavori a Ravenna, ancora non ha iniziato i propri lavori, ma soprattutto nel frattempo ha chiesto per ben due volte variazioni di prezzo di svariati milioni di euro a carico del comune di Ravenna, per cui noi siamo veramente preoccupati del fatto che questi lavori non siano partiti, ci costano sempre di più e soprattutto l'amministrazione comunale non si è accorta assolutamente di niente, non si è accorta con chi aveva a che fare. Questo consorzio ha altri incarichi qui a Ravenna? Questo consorzio ha altri incarichi, fra l'altro su affidamento diretto, quindi lì non si parla di bando o di appalto come per il palazzetto dello sport. Ha alcuni interventi su alcuni edifici scolastici ravennati, quindi anche quelli sicuramente, sebbene meno eclatanti perché importi sicuramente inferiori, sicuramente subiranno dei ritardi e probabilmente non partiranno mai. E anche lì ci tengo a evidenziare appalti per quanto riguarda sì il palazzetto, ma affidamenti diretti per questi lavori, insomma il comune e l'amministrazione, prima di affidare direttamente dei lavori, costosi o meno che siano, ad una società, forse dovrebbe verificare con chi ha a che fare. Che cosa chiedete quindi all'amministrazione comunale? Ma intanto noi chiediamo di fare chiarezza, quindi chiediamo che il sindaco venga in consiglio comunale a rispondere a tutte le domande, a rispondere se sapeva, insomma, di questa indagine, di questi arresti, se sapeva con chi aveva a che fare, perché risultano riunioni nel comune di Ravenna proprio con i vertici del consorzio, soprattutto se sapeva che questa società aveva addirittura spostato la sua sede legale da Napoli a Salerno per cercare di ripulire un attimo l'immagine. E poi chiediamo che, qualora non abbia intenzione il sindaco di farlo, che intervengano le autorità preposte, in particolare la prefettura, per rescindere il contratto di appalto e cercare di cautelare l'interesse di tutti noi ravennati e anche a questo punto la realizzazione del palazzetto.